Bella raga, sono fatto benissimo. Ragazzi, benvenuti nel video in cui montiamo il computer nuovo. Computer che devo totalmente a voi con 6 mesi di donazioni e supporto su Twitch. Siamo riusciti a comprare questo, quindi benvenuti al montaggio del mio computer. Il nostro assistente è il signor Emax Invincibile. Ragazzi, io non ho dormito, vengo da 48 ore in cui abbiamo montato il computer con Emax, se n'è andato Emax, io sono uscito la sera, sono ritornato a casa, ho finito di montarlo, l'ho piazzato qui, avete visto, siamo riusciti a installare Windows, a farlo diventare tutto verde, bellissimo, ed ho passato la notte ad installare tutto quello che serve per fare lo youtuber e lo streamer. Quindi questa è la mia attuale postazione. Abbiamo lo schermo 27 pollici in 2K 144 Hz, lo schermo sempre 27 pollici in Full HD 60 Hz, dove durante le live abbiamo OBS, abbiamo la lista di chi fa gli eventi e la chat, e di qua c'è il gioco full screen. Abbiamo un botto di FPS, ovviamente tutto qui c'è del disordine, questo è un braccino morbido morbido. Non mi chiedete assolutamente di fare cable management perché non ho idea assolutamente di come cacchio si faccia. A me piace così, è bello, il disordine è meraviglioso ed è tutto verde, quindi andiamo a chiuderlo. E adesso il tocco finale. E quindi ragazzotti, questo qui è il mio computer, è una bomba, è anche forse troppo per quello che faccio, ma renderizzare un video in 1080 60 fps di Minecraft pesantissimo, 3 GB in 11 minuti invece che 40 come il precedente, è stato un sollievo vedere la Immersive Craft non laggare, Overwatch a oltre 150 fps, Battleground non laggare. È stata una grande soddisfazione, io devo ringraziare tantissimo Shifty, Emax per avermi aiutato a montarlo, gli amici di Shifty, in particolare Riccardo per avermi dato delle piccole indicazioni, ma soprattutto Alex, ovvero Thanatos, ovvero Mordentech, andate a cercarlo su YouTube, vi metto comunque il link in descrizione, dove trovate anche la spiegazione tecnica del perché ha un sacco di cose, a parte il fatto che è bello. Ho dei cavi luminosi, dei leddini, ma non credo di volerli mettere, che così mi piace assai. Ovviamente io adesso sto in un monolocale e quindi non ho la possibilità di fare una postazione figa, tipo, ehi, metto le cose, no. Registro in cucina. E proprio per questo devo dirvi grazie, grazie a tutti quelli che hanno donato qualsiasi cosa, anche un euro, dall'inizio della mia avventura su Twitch. Questo computer è stato fatto interamente con il ricavato delle donazioni.
Alternativamente, con la The Apocalypse su YouTube non sarei mai riuscito a ottenere un mezzo di lavoro del genere che mi permette di davvero darvi cose di qualità, ad esempio la 12 ore che c'è domani alle 12, dalle 12 alla mezzanotte, con uno streaming in 1080p a 60fps pulito, fluido, bello, quindi il resto è fuffa. A me questo serve per lavorare, me l'avete dato voi praticamente, quindi grazie a tutti, anche chi non ha donato, anche chi soltanto c'era. E niente, io sono stanchissimo ragazzi, sono 50 ore che non dormo, ho due live, una notte intera passata a setappare il montaggio e non ho ancora cenato né pranzato, quindi vi sallustro. Questo è il video di oggi, grazie a tutti, grazie davvero a tutti quanti, un bacione, bella raga.